Ascolta però! Vecchio bravo te! Le valli bergamasche, un arco di 80 km all'interno delle Alpi Orobie. L'ex monastero vallombrosiano di Astino, luogo del cuore di Luigi Veronelli, che al termine di un lungo restauro accoglierà una scuola di formazione nell'arte dell'ospitalità e riaccoglierà nell'antico refettorio l'ultima cena tardo cinquecentesca dell'Allori. Il piatto più prelibato della tavola bergamasca sono i casoncelli. E poi questo invece? Quello è un chutney di barbabietola. Un chutney di barbabietola? Sì. Fondazione Gaetano Donizetti, nume tutelare della città, ha sede nel cuore della città alta, nella casa natale del celebre compositore. Vado a trovare il pianoforte, va bene? La rosa camuna, simbolo legato molto probabilmente al culto del sole, ricorre 92 volte tra le 300.000 incisioni rupestri della Val Camonica. Che bello! Primo sito italiano inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Le valli bergamasche sono un celebrato santuario gastronomico, con l'orgoglio di ben 9 formaggi DOP. La Val Camonica, per esempio, patria tra i tanti del Casolet, del Grassina Val d'Angolo, del Silter, e poi del Rosa Camuna, formaggio simbolo della valle. Vale una sosta all'Overe, anche soltanto per l'Accademia Tadini, il più antico museo dell'Ottocento in Lombardia, dopo Brera, che riunisce le collezioni del conte Luigi Tadini. Dai dipinti di artisti lombardi e veneti, quali Jacopo Bellini, Giandomenico Tiepolo e Francesco Hayez, alle fragili porcellane di Messen, Sèvres, Capodimonte. Questo è bellissimo. Che raccontano le liturgie della tavola nell'aristocrazia dell'Ottocento.